Amici, ben ritrovati con la rassegna stampa. Questa è la seconda edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Tumori, già 1,4 milioni di esami di screening in meno, visite saltate, interventi rinviati per il Covid. Con diagnosi tardive aumenta la mortalità dei pazienti, hanno detto l'allarme dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Nei primi 5 mesi del 2020, secondo una stima dell'Osservatorio Nazionale Screening, sono stati eseguiti circa 1,4 milioni di esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un ritardo che gli esperti dell'osservatorio giudicano imponente e che si traduce in una netta diminuzione di nuove diagnosi. Mafia nigeriana a Torino, 20 condanne per 140 anni di carcere. Droga, prostituzione e pure il pizzo chiesto ai mendicanti. Le pene sono già ridotte di un terzo, trattandosi di un rito abbreviato. La giudice di Torino ha accolto la tesi del PM Enrico Arnaldi di Palme, che ha coordinato la squadra antitratta della Polizia Municipale e la squadra mobile. Da Torino si erano spartiti l'Italia e si facevano affari in tutta Europa, collegati alla casa madre nigeriana con la tratta degli esseri umani, la prostituzione, la droga e il riciclaggio del denaro. Cosa c'è nel piano economico di Macron e perché non è il recovery plan francese? Ci sono le critiche che dicono aiuti alle imprese e poco per le fasce deboli. France Relance, presentato il 3 settembre, un pacchetto da 100 miliardi che comprende misure già in vigore, interventi da inserire nella prossima finanziaria e altri da coprire con i soldi europei, ma il piano per ottenerli sarà pronto a gennaio come quello italiano. Saraceno di Sciences Po dice punta a sostenere l'offerta aggregata, non la domanda. Tra i progetti lo sviluppo dell'idrogeno e del nucleare, aiuti all'auto e al settore aeronautico, incentivi per l'efficientamento energetico, sono insoddisfatti gli ambientalisti e i sindacati. Meno tamponi ai calciatori di Serie A e quindi cambia il protocollo per il Covid. Spadafora dice test solo 48 ore prima della partita. La Federazione Italiana Gioco Calcio e il club hanno chiesto di rivedere le regole attuali. C'è un test ogni 3-4 giorni. A causa dei costi altissimi dello screening, in estate sono stati effettuati 56.000 tamponi e 17.000 sierologici per un totale di oltre 8 milioni di euro. Per settimane il CTS ha rinviato la decisione, poi è arrivato l'ok del ministro che ha detto nelle competizioni internazionali già così, timore per i contagi tra compagni di squadra. Violentata in piazza Gae Aulenti a Milano, è stato arrestato un 23enne grazie alle telecamere. L'episodio risale al 24 agosto scorso, quando una donna è stata ritrovata sotto shock dagli agenti a poca distanza dalla centralissima Porta Nuova. Gli esami medici e il suo racconto hanno poi confermato lo stupro. Ora il giovane si trova in arresto con l'accusa di violenza sessuale. Decisive anche le analisi sul DNA. Si candida sindaco in Basilicata senza mai esserci stato, viene eletto ma si dimette dopo 24 ore, commissariato il comune di Carbone. Il centro di 600 abitanti in provincia di Potenza lunedì si era svegliato con un sindaco e martedì già non l'aveva più. Chi ha vinto risiede a Messina, si presenta con la lista Onesti e Liberi, non ha mai messo piede nel paese che voleva amministrare. L'unico atto, le sue dimissioni. Parte il commissariamento, poi. Il caso fa parte della carica di quei candidati che decidono di mettersi in lista per avere giorni di congedo? È il fenomeno, quindi, perfettamente legale, è anche molto diffuso, cari amici. Armi, governo si impegna a istituire la banca dati sullo stato psicologico di chi le possiede.
Ferrara del Movimento 5 Stelle ha detto che un passo per prevenire le tragedie. Ha approvato in Senato l'ordine del giorno al decreto semplificazioni presentato dal senatore Pentastellato. Le forze dell'ordine potranno sequestrare subito ai pazienti con disturbi mentali le armi da fuoco senza attendere il rinnovo del porto d'armi. Si tratta di un passo molto importante per passare dalle parole ai fatti nella prevenzione delle tragedie e della follia. E beh, questo è anche vero, cari amici. Bene, con questo è tutto. Termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.